Pronto? Sì, sì, sono io. Ma chi è lei? Il presidente della Juve, ma non penso Agnelli parli con questo accento arabo. Quindi lei è veramente il presidente della Juve? È uno sceicco che può portare tantissimi investimenti alla squadra per farle vincere pure la Champions League? Boh, va bene, sì, sono disponibile all'incarico, va bene. Va bene, arrivo, arrivederci. Ma sarà vera sta roba? Hola gamers, benvenuti in questo nuovo video, sono Andy Gamer. Oggi siamo qui su Football Manager, siamo stati contattati da uno sceicco, almeno così ha detto di essere. Da quanto ho capito può portare tantissimi investimenti alla squadra. Se noi provassimo adesso ad andare a vedere nella sezione finanze, non so se sia vero, se c'è veramente il budget che richiedo io, sono felice. Ok, a me bastano anche 300 milioni, mi bastano. Cosa? 1.169 milioni? Pure nel bilancio della società. Vediamo un attimo in casa. Altro? Ok, è stato lo sceicco che ha portato subito il primissimo investimento nella società. Ok, non me lo aspettavo. Desciglio, meraviglioso. Ok, è arrivato il giorno della partita. Scegliamo un attimo una formazione. Anzi, penso che vada già bene così. Beh, la familiarità tattica potrà aumentare in futuro. Sicuramente col tempo. Ma che cacchio volete? Ma mica vi ho schierato. Cosa avete? Cosa vi manca di familiarità tattica con il modulo? Cioè, vabbè, non lo capisco sto gioco. Ok, inizia la partita. Fammi vedere qualcosa. Ok, allora niente. Non c'è niente da vedere adesso. Il Berna la passa. Cosa ha visto? Locatelli, Bernardeschi, l'uomo che non ti aspetti. Non me l'aspettavo. Non ci avrei scommesso una lira su Bernardeschi. È stato il primo a segnare. Ma non ti vuole vedere l'highlight. Qua la passa Locatelli. McKennie, cosa ha visto? Cosa ha visto l'americano? Megnano le mani di scamorza. La palla è per Alexandro. Ancora McKennie ha provato il tiro. Cosa ha parato Maignan? Però buona l'occasione, dai. Chiellini a battere il calcio d'angolo. Ma chi ti ha mai detto che la puoi battere? Vabbè, lasciamo stare che è meglio. Oh, vede Chiesa benissimo. Cerca di tenerla in campo e sbaglia tutto. Ancora, vede Chiesa! Chiesa! Federico Chiesa! L'uomo in maglia 22! Segna, proprio lui! L'uomo degli europei! Dopo un giro palla quasi ipnotico, vede Bernardeschi! Dai, Bernardeschi! Federico, accanto al palo! Guarda, ma sei attaccato alla porta! Ma che cacchio, c'hai il piede storto! Cosa? Cosa? Però tra due giorni abbiamo il Modena. Giochiamocela, non si sa mai. Cioè, giochiamocela, era il gioco l'italiano? Sostanzialmente non siamo noi a giocare, ma è il gioco che simula la partita, però.
fermi un attimo, sono un attimino allucinato. Com'è possibile? In una partita la familiarità massima è andata al gioco e tutti i giocatori hanno capito come funziona la mia tattica, che tra l'altro non la conoscono perché non l'hanno mai giocata prima. Ok, questo gioco mi sta sorprendendo sempre di più. Inizia anche questa partita. Che è successo? Non ho capito. C'è comunque un rigore, ci va Vlahovic, segna! Dusan Vlahovic! Dove cacchio vai? Dice Quadrado. La batte vicino. Chiesa va di nuovo in mezzo. Bernardeschi! Cosa? Bernardeschi, l'uomo che non ti aspetti! Locatelli! Manuel Locatelli! Numero 27! Ok, credo che per questo primo episodio almeno spero di farla diventare una serie, questa che può sembrare un semplice episodio, spero veramente di farla far diventare una serie. Quindi se raggiungiamo i 10 like vi porterò un nuovo episodio, se no siete scarsi come Adrien Rabiot.